Buongiorno ragazzi, bentornati in questo nuovo video della rubrica Report dal campo. Personalmente sono appena rientrato dalle ferie con la famiglia, ne approfitto intanto che faccio il giro appunto a controllare com'è la situazione, non che non fosse sotto controllo perché comunque c'era a casa mio fratello, ora in ferie lui. Dicevo, ne approfitto intanto che faccio il giro a vedere com'è la situazione per registrare, come non facevamo da un po' di tempo, e me ne scuso, ma purtroppo abbiamo avuto un po' troppo da fare durante gli ultimi 2 mesi, e quindi dicevo, faccio un giro a vedere com'è lo stato delle culture. Partiamo dalla soia che vi avevo fatto vedere poche volte, mi sembra forse solo una volta dopo la semina, e non so neanche se in un report dal campo o se in un video invece normale di quelli che giriamo tutte le settimane. Quindi dicevo, partiamo dalla soia, poi daremo un'occhiata ai girasoli, anche lì mi spiace ma non sono riuscito a farveli vedere in fioritura. Se riesco vado a vedere se siamo riusciti a fare qualche foto, non mi ricordo, durante la fioritura. E in ultimo daremo un'occhiata ai mais per vedere qual è lo stato di maturazione. Sicuramente i primi seminati si stanno preparando appunto alla maturazione, gli ultimi seminati invece hanno finito la fioritura, che sarà solo una decina di giorni, quindi sono abbastanza in ritardo. Andiamo nella prima varietà di soia, che è la varietà Annette. Come vi ricorderete, sono tutte soie in secondo raccolto, quindi seminate dopo il triticale da trinciato, triticale che è andato abbastanza bene. Non so se vi avevo già detto qualcosa, ne approfitto per dirvelo. Comunque abbiamo prodotto, considerando l'annata sfavorevole, vi ricordate le 2 o 3 esondazioni del fiume, le ripetute piogge, insomma non un'annata da record, ma abbiamo prodotto comunque circa 350 quintali all'ettaro di trinciato di triticale, quindi per l'annata non male. Si può far di meglio, ma bisogna sempre considerare che stagione è stata. Le soie ora vedremo, ma sembrano promettere bene, leggermente in ritardo rispetto al solito. Normalmente i secondi raccolti abbiamo sempre seminato attorno ai primi di giugno. Quest'anno, come vi ricorderete, abbiamo seminato che era forse qualcosa come tra il 20 e il 25 di giugno, quindi una ventina di giorni dopo rispetto al normale. Fortunatamente da un lato, sfortunatamente dall'altro, ha fatto abbastanza caldo, quindi un pochettino il gap, il ritardo che avevamo nello sviluppo è stato colmato dalle temperature comunque sempre abbastanza alte. Ora sono arrivato nella prima soia che andremo a vedere. Andiamo in mezzo e vediamo come si presenta. Eccoci qui, ora siamo nell'angolo di uno dei campi di soia. Là c'è l'azienda, questa è tutta la parte dove abbiamo seminato la nostra soia di secondo raccolto. Come vi dicevo, questa è varietà Annette. Ora sto andando in mezzo, non so se si vede, se si capisce più o meno l'altezza, comunque mi arriva già al sedere all'incirca. La pianta si presenta in ottime condizioni anche a livello proprio di vigoria. Come sviluppo, purtroppo qui si tribula un pochettino a far vedere, comunque come vedete abbiamo già dei palchi allegati e la fioritura sta proseguendo. Qui vedete gli ultimi palchi fioriti, quindi siamo diciamo in piena fioritura. Comunque a livello di nascite ci siamo, la pianta sta ramificando abbastanza bene. Questa, ora poi ve ne tolgo una, anzi facciamo che fare così. Questa è una pianta, vedete come sta ramificando abbastanza bene, vedete i primi palchi fioriti hanno già il baccello praticamente formato, ovviamente è vuoto, però vedo che alla base comunque della pianta ci sono ancora fiori, quindi la speranza è quello che anche lì vada ad allegare
e a fare baccelli. Il dubbio più grosso che ho al momento sulla fioritura della soia e su quella che è l'allegagione poi del fiore è il fatto che le temperature forse sono fin troppo alte, e normalmente un po' tutte le culture, escluso forse il riso, le temperature troppo alte non favoriscono sicuramente. Ecco, addirittura ora mi sono spostato un po', prima vi ho detto che mi arrivava il sedere, ora mi arriva, vediamo se si capisce, mi arriva praticamente all'ombelico, anche di più. Io non sono proprio piccolo. Controlliamo ancora. La massa c'è, vedete, scusate, ma non è facile. Vedete il numero di piante, secondo me è a posto. Qui c'è già, rispetto a dove eravamo prima, c'è già più fiori allegati. Quindi vedete, comunque la soia non presenta affatto male, è uniforme. Quindi insomma, speriamo in bene. Ora vado a prendere il badile e controlliamo lo stato dei rizobi, cioè degli azotofissatori. Fino a qualche anno fa noi in copertura non concimavamo. Negli ultimi 5-6 anni abbiamo provato a concimarla un pochettino, non tanta roba, diamo circa una settantina, 60-70 unità all'ettaro di urea. Questo perché è vero che ci sono gli azotofissatori, tanto mi metto all'ombra perché c'è da morire, è vero che ci sono gli azotofissatori, ma non dappertutto gli azotofissatori abbiamo la certezza che lavorino come devono lavorare. Tu magari controlli una zona del campo e l'azoto è pieno di azotofissatori, magari a distanza di 50 metri ce n'è la metà. Quindi per mediare un pochettino questo dubbio che abbiamo, e per forza ce l'abbiamo perché non puoi controllare dappertutto, si va a dare una piccola quantità di azoto proprio per non dare fastidio laddove gli azotofissatori ci sono, e nello stesso tempo andare a dare un aiuto dove invece magari l'azotofissatore ha lavorato meno. Quindi non bisogna esagerare, ma per la nostra esperienza degli ultimi anni sicuramente la differenza poi si vede, quindi sono un 60-70 unità di azoto spese bene. Ora andiamo a controllare la situazione dei rizobi. Andiamo a tirar via un paio di piante con anche la radice, perché strappandole a mano sicuramente le radici rimangono là. Quindi adesso vedo di appoggiare la telecamera da qualche parte qui sulla soia. Recuperate, torniamo fuori dal campo e vi faccio vedere gli azotofissatori. Qui mancano un po' di peli radicali, ma si dovrebbe vedere. Questi tubercoli qui sono gli azotofissatori, che se spelati con l'unghia li vedete sul rossiccio, vuol dire che stanno lavorando bene. Ora sono ancora un po' piccolini, sicuramente tra una quindicina di giorni si vedranno meglio. Non so se si vedono questi piccolini qui, sono gli azotofissatori, e non so se si capisce, comunque dentro è rosso. In gergo si dice che sanguinano, ma in realtà è per dare l'idea. E come vedete sulla radice principale è pieno di questi tubercoli. Vedete, guardate ad esempio qui quanti ce ne sono. Batteri simbionti, cioè che prendono ospitalità dalla pianta e in cambio fissano l'azoto atmosferico alle radici della soia. La pianta, come vedete, sta allegando e sta caricando di baccelli. Ovviamente qui c'è, ad esempio, c'è un baccello già formato, ma ci sono ancora fiori che sono appena stati allegati o che devono ancora allegare. Tra qualche giorno poi controlleremo qual è la reale situazione dell'allegagione,
perché adesso è un po' prestino, però dicevo, non sembra promettere male. Questa varietà in particolare, come vi dicevo, Annette, ho notato adesso facendo il giro, che rispetto all'altra, a Daphne, che poi andremo a dare un'occhiata, sta cercando già di allettarsi un pochettino, proprio perché la pianta ha sviluppato molto e sta caricando. Quindi la soia in piedi qua da noi è difficile avercela, proprio per il fatto che vegeta molto. L'importante è che non si alletti proprio in maniera grave. Se si onda solo un pochettino, al momento in cui poi con la maturazione incomincerà a defogliarsi, in automatico la pianta comunque un pochettino si raddrizza da sola. Quindi l'importante è che non faccia temporali forti, proprio da rullarla per terra, perché sennò poi lì si ha il danno. A livello di diserbi avevamo fatto i pre-emergenza, post-emergenza avevate visto qualcosa in un video, avevo fatto solo i perimetri, quindi i primi 2-3 metri del campo e gli argini. C'è qualcosina di graminacea, ma proprio una pianta qui, una pianta là, e ahimè purtroppo è scappato qualcosina, non so se si vede lì, di amaranto resistente. L'ultimo intervento che dovremmo andare a fare, ma questo probabilmente tra non prima di 20 giorni, sarà il trattamento per la cimice. Ragazzi, c'è da morire. Sono le, adesso ve lo dico, 10:15 e la macchina, vabbè, la macchina non ha senso, segna 39 gradi ma non sono quelli. Poi guarderò la capannina, ma ho guardato prima, eravamo già circa 30-31 gradi. Oggi dovrebbe essere, oggi è lunedì 12, può darsi, sì, 12 agosto, e dovrebbe essere la giornata più calda dell'estate oggi, quindi c'è da stare attenti. Comunque, tornando al discorso della soia, vedremo quando intervenire per la cimice, ma verosimilmente penso verso il 25, non prima, verso il 25 di agosto o la fine di agosto. Comunque, è stata fatta un'irrigazione a scorrimento come nostro solito. Ragazzi, mi si è spenta la GoPro, adesso sto filmando col telefono e volevo farvi vedere. Ho dovuto mettere, non so se si è visto, comunque ho dovuto, questo per dare l'idea di cos'è la temperatura, 10 minuti di video, ho dovuto mettere la GoPro qua in macchina a raffreddare perché mi si è spenta per la temperatura. Questo penso che la dica, è la prima volta che mi capita, penso che la dica lunga sulla temperatura che abbiamo già, e quindi adesso dovrò aspettare un attimino che si raffreddi e poi andremo avanti a fare il video. Se si spegnerà di nuovo, vorrà dire che sto video lo girerò in 2 o 3 giorni, non lo so, non si riesce neanche a fare i video. C'è da morire, ragazzi, c'è da morire. La GoPro è ripartita, controllo che funzionino i microfoni. Sì. La GoPro è ripartita dopo averla raffreddata un pochettino con l'aria condizionata della macchina. Ora ci spostiamo nel girasole, che vi faccio vedere quanto sono brutti da vedere in questa fase, cioè finita la fioritura, nel momento in cui incominciano a maturare, sono una delle cose più brutte da vedere che ci siano in azienda. Ecco i girasoli, come vedete purtroppo abbiamo avuto anche temporali che qualcosina ci hanno allettato. Ora, dove sto camminando e dove c'erano le file di maschi che sono state trinciati qualche giorno fa, queste invece sono le femmine, che vedremo. La fioritura è finita, come vedete i petali li hanno praticamente persi dappertutto. Come nella prova dell'anno scorso abbiamo avuto qualche problema di questo tipo, cioè la pianta che con la testa, con la calatide un po' pesante, si strozza qui, e qui ovviamente mi sa che produrrà poco e niente. Ci sono delle calatidi anche di una certa dimensione, insomma, come potete vedere stanno già piegando tutte in giù, hanno raggiunto un'altezza già ragguardevole, perché se pensate che ora
guardate, io sono quasi 1,90 m, quindi siamo attorno ai 2 metri di pianta. Ovviamente non tutti, per carità, ce n'è di più alti, ce n'è di più bassi. Mi dispiace che non ho fatto in tempo a farvi vedere durante la stagione vegetativa e durante la fioritura la differenza sostanziale che c'è tra la femmina. Lo dico per chi magari non ha visto i video precedenti, questo è girasole da seme, quindi abbiamo seminato linee femmine e linee maschi per ibridare, quindi il polline del maschio tramite le api è andato a finire sul fiore della femmina, che è questo qui, ed è stato impollinato e abbiamo creato l'ibrido. Una volta finita la fioritura, perché noi dobbiamo andare poi a raccogliere solo la femmina, che è quello che produce l'ibrido, i maschi, che erano queste due file qui che ora sono state trinciate, sono stati eliminati. Il maschio, ecco qui riesco a farvene vedere ancora magari uno che era per terra, eccolo qui, questo è un maschio seminato in seconda battuta. Come potete vedere non fa una sola calatide come la femmina, che fa una sola calatide, ma fa più infiorescenze, praticamente a ogni ramo produce un fiore dove viene prodotto il polline. Il problema è, ed è per questo che i maschi devono essere eliminati, è che comunque anche il maschio produce poi seme, si autoimpollina, e di conseguenza noi quello non dobbiamo raccoglierlo, e ancora più importante non dobbiamo lasciarlo maturare, perché poi se va a finire nel terreno poi abbiamo il problema l'anno dopo con le rinascite. Quindi assolutamente dobbiamo fare in modo che il maschio non riesca a produrre seme. Quindi non appena viene conclusa, ultimata la fioritura, il maschio viene eliminato. Beh, bruttissimo da vedere, fino a qualche giorno fa era una meraviglia, tutto giallo in fiore, era uno spettacolo, ora veramente la tristezza. E come vedete ci sono piante che sono già completamente marroni, che sono quelle che vi ho fatto vedere prima, che si strozzano. E qui abbiamo il chiaro esempio, e questo è l'altro problema, vedete questa zona qui dove mancano i semi, sono i maledettissimi piccioni che hanno già cominciato a mangiare. Questo è l'altro problema grosso del girasole. Fortunatamente, come avete visto, le calatidi guardano in giù, quindi il piccione fa abbastanza fatica a mangiare, però comunque mangia. Qui guardate un'altra calatide già mangiata, vedremo. Ora il problema dei piccioni sarà da risolvere in qualche maniera, faremo la segnalazione e chiederemo alla provincia che facciano qualcosa. Questa forse è una delle ultime calatidi con ancora un po' di petali, quindi una ritardataria. Qua in fondo sono nettamente più belli di dove eravamo prima, ci sono delle testone veramente veramente enormi, giuste giuste per farsene mangiare dai piccioni. Guardate che calatide che abbiamo qui, vedete come il fiore si stacca ormai alla fine, sembrerebbero impollinati bene, comunque da vedere non mi piace neanche un po', veramente non paga l'occhio minimamente. Ora andiamo a vedere i mais, i primi seminati, a che punto siamo in due oggi, giorno, andiamo in mezzo, e le prime file sicuramente sono più mature. C'è la passata del trampolo, almeno abbiamo un po' di posto. Di naso fisiologico, questo si chiama in gergo naso, e la mancata impollinazione proprio della punta della spiga, ma a noi adesso che interessa più che altro è vedere all'interno
si era già fatto il punto nero, che non si vede ancora, quindi non ha ancora fatto il punto nero. Il punto nero sarebbe quando il granello chiude, qui viene proprio colorato di nero, si strozza qui e comincia la fase di maturazione. Finché non è presente il punto nero sulla punta del granello, vuol dire che è ancora in fase di accumulo. Di conseguenza dobbiamo sicuramente, se servirà, ma servirà al 99%, procedere con un'altra irrigazione che faremo nei prossimi giorni. A livello di maturazione, appunto, vedete, fa ancora il latte, quindi diciamo che questo sarebbe un mais che potrebbe essere buono da trinciato. A fare il punto nero mancherà più o meno, penso, una quindicina di giorni. Siamo un po' in ritardo, c'è un pochettino di naso dappertutto, poi non in tutti i posti sarà così. Inizia ad avere un gusto. Eh sì, è normale. Come vedete, la pianta è ancora molto sana e molto verde. Qui è leggermente schiacciato dalla passata del trampolo. Comunque, vedete quanto è ancora verde, proprio anche a livello di vegetazione. E non manca molto alla terza irrigazione. Ne sono già state fatte due di irrigazioni, ovviamente sempre per scorrimento, come facciamo noi. Questo è un classe 600, seminato attorno al 10, 12 di aprile, 13 di aprile, qualcosa del genere, adesso a memoria non ricordo. Ora ci spostiamo invece in un pezzo degli ultimi mai seminati, che vi faccio vedere la differenza di maturazione, anche se non si può ancora parlare di maturazione perché non siamo ancora in fase di maturazione, ma comunque quanto è più indietro l'ultimo seminato. Guarda, non curiamo le strade qua nell'azienda Greco Stanza, fratelli Costanzo non curano le strade. E non è che possiamo trinciare ogni 3 giorni. Questo lo dici tu, volendo puoi. Se paghi tu il gasolio. Siamo 30 notti dei cazzo. Questo è indietro. Eh? Questo è molto indietro. Questo è un classe 400, seminato al 1° di giugno, quindi in grande ritardo, e avrà appena finito, credo. Ancora guarda manco. Qua sono mangiate dalla, le sete sono state mangiate, penso, o dalla piralide o dalla popiglia. Vedete qui quanto è più piccola. Quanto è più bianca? Ovviamente anche più chiara. Le sete fanno ancora più fatica a staccarsi, proprio perché l'impollinazione non è molto che è finita. E vedete quanto è più piccolo il granello, e qui siamo ancora proprio a livello di acqua. A parte il germe, sembra di schiacciare i brufoli. Perché guardi? Guarda. <me. ride> Io lo faccio, vedete che praticamente è ancora tutto molle. Faglielo sul... è il momento in cui vale la pena cuocerlo e mangiarlo. Oh, non è questo che è pulito. Qui siamo abbastanza in ritardo, ma purtroppo, come sapete, la primavera è stata così quest'anno e non ci lasciava il tempo di ultimare le semine. Comunque, a livello di investimento, quindi come numero di piante, anche qui negli ultimi seminati ci siamo. L'altezza del mais è comunque importante. Vedete anche la foglia rispetto all'altro, anche le foglie basali quanto sono ancora più verdi. E l'altro, il primo seminato, le prime foglie incominciano già a ingiallire, quindi si vede che sta andando verso la maturazione. Qui siamo ancora proprio in piena fase vegetativa. Bene, anche è anche buono. E niente,
questo report dal campo finisce qui, dedicato quindi a soia, girasole e mais. Nel prossimo vedremo quanto cambiano le cose a livello di maturazione nel giro di 15 o 20 giorni, adesso vedremo un attimino. E niente, io vi do appuntamento al prossimo video, vi ringrazio per aver guardato questo video, vi salutiamo, visto che siamo in due, se la smette un attimo di mangiare. Alla prossima ragazzi, grazie ancora.